No, sono davvero contento perché comunque la vittoria dà morale alla squadra e ci voleva dopo una settimana, diciamo, un pochettino così, la vittoria era fondamentale quest'oggi. Una grande giornata per voi, un grande secondo tempo. Chi l'avrebbe mai detto dopo una prima parte di partita obiettivamente mediocre da parte vostra? Meno male, ripeto, che ci siamo uniti, diciamo, il secondo tempo, ma comunque secondo me anche il primo tempo non abbiamo fatto male, solamente gli ultimi minuti, diciamo, che sono state quelle occasioni, però l'importante, ripeto, come ho detto prima, secondo me era ritornare alla vittoria perché comunque dà morale alla squadra, dà entusiasmo e dobbiamo continuare così. Quanto sono lontani i tempi del primo giorno di Palena dove parlavamo mercato, magari andrei a rigiocare un po' da qualche parte, insostituibili adesso meglio, non sarai toccato dal mercato in uscita. Te Ripeto, io lo ricordi, sì? sì, me lo ricordo, però come ho detto quella volta, penso sempre a giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento e partita dopo partita, quindi secondo me questa è anche l'arma in più per fare bene e non pensare ad altro, solamente campo e pedalare. Cosa avete provato al triplice fischio finale di Airoldi, questa esultanza con i tifosi sotto la curva, dopo aver anche sofferto in questi 90 minuti? Secondo me oggi abbiamo fatto una vittoria di squadra incredibile perché comunque andare sotto proprio nel 45esimo e fischiare il primo tempo e poi ripartire sul 2-1 è stata veramente una reazione da squadra che ci voleva. E ripeto, era fondamentale vincere perché dà morale alla squadra ed è tanta roba. Senti, ti faccio una tiratina d'orecchie scherzando. Nella seconda ripartenza del gol del 3-1 avevi un po' meno fiato della prima. Chiaramente all'inizio era appena iniziata la gara e poi stava per finire la partita. Era solo per scherzare, eh? No, sì, vabbè, io ancora secondo me devo prendere un pochettino di forma perché comunque sembra un anno che non gioco e secondo me il prof e tutti, lo staff mi stanno mettendo nelle condizioni di far bene come tutta la squadra e io mi sento bene, però ancora c'è da migliorare, soprattutto io e poi noi come squadra e la forma poi verrà da sé. Come sono lontani i tempi passati, ma neanche tanto passati, perché insomma per te quello ultimo non è stato un anno facile. Cosa significa ora tornare a giocare in Serie B e nel Pescara? Per me è un'occasione importantissima, ripeto, al passato non ci voglio pensare perché è passato, adesso penso al presente, giorno dopo giorno e per me giocare col Pescara in B è un'opportunità importante e me la giocherò con tutte le mie possibilità.